Raga, ci sono anche delle oche, non so cosa ci facciano. Raga, cioè, mi hanno letteralmente cacciato. Stavo semplicemente guardando la casa, senza neanche avere il telefono in mano. E niente, mi hanno fatto allontanare. Vi presento Antilia, ed è il grattacielo più grande al mondo e più costoso al mondo. E sono dei carri armati fuori da un'abitazione privata. Devo assolutamente trovare un posto per ripararmi, perché secondo me tra poco viene giù il diluvio. Raga, sta diluviando! Sta diluviando a Mumbai! Ciao raga, benvenuti in un nuovo video. Benvenuti a Mumbai. Finalmente sono arrivato in questa grande metropoli, che è considerata, anzi è tuttora, la più grande città in India e tra ovviamente le più affollate. Quindi benvenuti in questo video in cui andremo a esplorare le vie di Mumbai, scoprendo magari cose molto interessanti. Sono appena arrivato alla stazione di Mahalakshmi, perché in pratica qui c'è la lavanderia a cielo aperto, una delle più grandi al mondo, che si chiama Dhobi Ghat. E quindi sono curioso di andare a darci un occhio. Comunque la primissima impressione di Mumbai è che fa un caldo assurdo. Ragazzi, veramente ci sono 35-36 gradi, ma sembra che ce ne siano 40-41. Fa veramente un sacco caldo. Oh! E voilà! Questa è la lavanderia a cielo aperto, una delle più grandi al mondo. La cosa più assurda forse qui a Mumbai è il contrasto tra i ricchi e i meno ricchi, insomma, perché comunque guardate, c'è questa lavanderia è qui proprio sotto a questi grattacieli enormi, ed è un contrasto che in realtà si vede in tutta la città. Raga, penso che si possa scendere e andare a vedere più da vicino. Infatti è ciò che proverò a fare. Mi sa che non si riesce ad accedere perché sono qui in basso e... Oh no! Invece c'è un ingresso. Direi di provare ad esplorare l'interno. Wow raga, l'odore è fortissimo. Mamma mia, è fortissimo l'odore che c'è qua dentro. Non so come faccia la gente a lavorarci o a viverci. Ok, sono arrivato qui, dove ci sono queste vasche di colorazione non saprei proprio, e è l'odore più pungente delle concerie che ci sono a Fes. Là non ho avuto alcun problema, qua invece è molto molto forte. Praticamente tutta la gente che lavora qui dentro si occupa appunto della pulizia, c'è anche la stiratura dei capi, dei vestiti. Oh! Wow! Che posto assurdo! Tra l'altro c'è anche gente che si lava. Io penso che ci vivano anche all'interno di queste lavanderie. Raga, ci sono anche delle oche, non so cosa ci facciano, però ci sono delle oche in quella vasca. E qui ovviamente appunto avete tutte le agenzie, tutte le aziende, insomma tutte le attività che si occupano appunto del lavaggio e dell'asciugatura dei vari vestiti. Proviamo a inoltrarci ancora più nel mezzo di queste lavanderie. Vediamo insomma cosa troviamo. Sono un sacco di jeans stesi e lavati ad asciugare. Allora, sono uscito perché ho trovato questi due ragazzi che vivono lì dentro e mi hanno spiegato insomma che appunto oltre a lavorarci ci abitano anche. Non li ho ripresi perché non so mai se ovviamente gli possa dar fastidio oppure no. Detto ciò, mi ha detto che l'ingresso è a pagamento e quindi non vorrei che qualcuno mi venga a chiedere soldi, ragione per cui ho detto va bene, usciamo. Però comunque ragazzi, è stata un'esperienza veramente veramente forte.
arrivato nella moschea più importante che c'è qui a Mumbai, e per arrivarci in pratica c'è questa passerella, questo corridoio che costeggia il mare ovviamente, e dall'altra parte c'è tutta la Mumbai nuova che stanno costruendo. E ripeto, il contrasto che si vede in questa città è qualcosa che in altre parti dell'India c'è, ma è meno visibile. Sono appena entrato all'interno del cortile, chiamiamolo così, della moschea. La moschea però non so se mi è consentito entrarci. E niente, allora, sono uscito. E adesso di fronte, cioè a fianco, c'è tutto il mare, la costa. E ci sono un sacco di persone. Però vabbè, è molto, molto carino in realtà qua. Devo dire che Mumbai mi sta particolarmente piacendo. Comunque ormai la sporcizia che si può trovare per terra, come ad esempio in questo caso, potrebbero anche un attimino sistemare perlomeno le principali attrazioni, renderle magari un po' più pulite, ecco. Volevo provare a toccare l'acqua perché da sopra mi sembrava abbastanza pulita. In realtà, raga, è un po' lercia. Guardate anche qua, c'è della plastica, ci sono dei sacchetti di plastica. Insomma, non è che sia proprio perfettamente pulita, anzi, e ragione per cui mi spiace, ma non toccherò l'acqua. Però in realtà c'è gente che sta facendo il bagno. Vabbè, io mi sa che resto fuori. Ok, lasciamoci la mosca alle spalle e adesso torniamo ad esplorare la città di Mumbai. Tra l'altro ho letto che dovrebbe esserci l'edificio più costoso al mondo, questa casa incredibile che si chiama Antilia, e vediamo se riesco a trovarla. Raga, ho trovato questo cartello che rappresenta un po' l'emblema di Mumbai. Cioè, senza acqua forse sopravviverete 5 ore, forse. Fa troppo, troppo caldo. Per darvi un'idea, questa è la mia terza bottiglia da un litro che bevo oggi e sono soltanto le 4 di pomeriggio. Guardate la mia maglietta. Cioè, raga, qua non è acqua, ma bensì sudore. Decisamente sono appena entrato nella parte più moderna, nella parte anche più ricca della città di Mumbai. Guardate che grattacielo, è tipo altissimo, ma anche da questa parte abbiamo queste altre due costruzioni. Vi presento Antilia, che è il grattacielo, questo grattacielo, ed è il grattacielo più grande al mondo e più costoso al mondo, ed è un'abitazione privata di una singola persona, che è tipo il quarto uomo più ricco al mondo, e tipo è 27 piani, ogni piano tipo leggevo che è diverso per forma e per materiali utilizzati, insomma, ogni piano ha il suo perché, e all'interno praticamente ci sono tipo delle piscine, c'è una sala da ballo, c'è un cinema con 50 posti, c'è addirittura un parcheggio coperto con 160 posti auto. Io mi chiedo cosa, cioè, a cosa serva, ma vabbè. E addirittura sul tetto possono atterrare sino a 3 elicotteri. Raga, cioè, mi hanno letteralmente cacciato. Stavo anche semplicemente guardando appunto il palazzo, perché inizialmente stavo facendo un video e mi hanno detto no, non si possono fare video, e va bene, posso capirlo. Ma poi sono andato più avanti, stavo semplicemente guardando la casa senza neanche avere il telefono in mano, e niente, mi hanno fatto allontanare perché a quanto pare non si può neanche vedere questo palazzo. Vabbè, comunque in realtà è abbastanza nonsense, perché semplicemente basta spostarsi di qualche metro e qua si ha la vista ovviamente su tutta la costruzione. Il punto, raga, è che in questo quartiere non c'è soltanto Antilia come posto costoso, chiaramente è la casa più costosa al mondo, però diciamo che tutti i grattacieli qui intorno, insomma, secondo me l'acquisto di un appartamento dovrebbe essere molto 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 espansivo. Ci sono addirittura le guardie fuori, ci sono un sacco di personale,
Quindi diciamo che questa è l'area per le persone più agiate dell'India e in generale appunto più specificamente di Mumbai. Tra l'altro prima quando appunto mi ero avvicinato al palazzo, dove appunto le guardie mi hanno detto no, non si possono fare foto, neanche guardarlo da sotto, c'erano addirittura un sacco di militari con dei carri armati al di fuori, che ovviamente non ho potuto riprendere perché appunto mi avevano già vietato di fare dei filmati. Non oso immaginare se avessi ripreso quel mezzo. È stata veramente una scena molto surreale perché ci sono dei carri armati fuori da un'abitazione privata. Sono appena arrivato in un punto con una vista un po' panoramica di tutta la parte più moderna, la parte più nuova. Allora là c'è il palazzo di prima, Antilia, e poi proseguendo da questa parte ci sono ovviamente tutti gli altri palazzoni che stanno costruendo o hanno finito di costruire. È incominciato a venire su un vento assurdo, non so se sentite, devo assolutamente trovare un posto per ripararmi perché secondo me tra poco viene giù il diluvio. Ok, ho raggiunto il mare, comunque stavo notando questa cosa, non so se ciò possa essere di buon auspicio o meno, ma ci sono un sacco di uccelli, guardate, che stanno contemporaneamente volando nello stesso posto, molto bassi, e girando intorno su se stessi. Comunque vi presento ufficialmente la spiaggia di Mumbai, dove sarei dovuto venire a vedere il tramonto. Il motivo per cui la gente sta incominciando a scappare è che sta per piovere, sta per iniziare a piovere. Guardate un po' che gocce. Sta diluviando a Mumbai. Non ci posso ancora credere, sta diluviando letteralmente. Il problema è che non conosco alcun posto per ripararmi. Porca miseria, sta piovendo letteralmente un sacco. Ho trovato questo albero dove c'è un po' più di altra gente. Mi sposto da questa parte perché ce n'è di meno. Non proprio il posto ideale per un temporale, però diciamo che al momento è forse la soluzione migliore. Bene, un buon pomeriggio dalla città di Mumbai, dove sembra essere iniziato il diluvio universale. Alla fine mi sono riparato sotto questa pensilina del pullman, che mi sembrava la soluzione migliore, che tra l'altro ragazzi hanno addirittura le cose per caricare i telefoni, assurdo. E niente, aspetterò che il tempo migliori, che la pioggia cessi di cadere. A few moments later. Raga, è ufficialmente terminata la pioggia, praticamente si è fatta sera, sono le 6:45, sono rimasto sotto quella tettoia per un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, e niente, quindi adesso andrò a cercare un posto per mangiare perché appunto sono quasi le 7 e poi andrò in ostello, quindi direi che per il momento possiamo anche salutarci, quindi ci vediamo domani con la seconda parte, il secondo giorno, sempre qui a Mumbai. Alla fine il posto per mangiare l'ho trovato e ho ordinato praticamente il veg meal, ossia il pasto vegetariano che comprende chas, che non so cosa sia, dal, dry vegetable, riso, roti e roasted papad, che sono delle specialità appunto che si hanno appunto qui in India, soprattutto in questa zona qui di Mumbai. E vediamo, il posto sembra molto carino e speriamo che il cibo. È arrivato il cibo. Praticamente per 210 rupie è tutto ciò. Oh, qua c'è del riso, questo dovrebbe essere del dal, questo non lo so, qua ci sono delle chapati, sono addirittura tre. Qui c'è quella roba che vi dicevo prima, questo non so cosa sia, e non lo so. E vabbè, ovviamente dell'acqua che poco a parte, ma wow, c'è veramente un sacco di roba da mangiare. Il cibo è tipo buonissimo.
questo dal è uno dei più buoni che abbia mangiato, però in realtà sono curioso di assaggiare questa cosa insieme a voi. Molto buona. Tipo yogurt salato, liquido, però molto molto buono. Il dal comunque è la cosa più buona che ci sia e credo uno dei più dei dal più buoni che abbia mai mangiato. Ciao raga, sono appena arrivato alla stazione di Churchgate, che è un po' il capolinea della metro di Mumbai. Qui alla mia sinistra trovate appunto la fermata della metro. Oggi sto andando a visitare l'Indian Gate, che in pratica è questo arco che è stato costruito per commemorare la visita dei monarca inglesi nel 1914. L'unica cosa è che tipo per arrivarci serve mezz'ora a piedi e tra l'altro per arrivare a Churchgate dal mio ostello ho impiegato 45 minuti. Qua alla mia sinistra c'è tipo questo spazio verde, si chiama The Oval, e tra l'altro là si stanno allenando per il cricket. Si può anche entrare, adesso andiamo a fare un giro all'interno di questo parco cittadino e wow, che figo! Ci sono un sacco di persone che praticano diversi sport, il cricket chiaramente è il più praticato, però bello, molto bello. Sinceramente ho un po' di paura a passare proprio in mezzo, perché qui appunto stanno giocando un sacco a cricket e le palle vanno ovunque, quindi ho un po' di paura, spero che nessuno mi colpisca. Però oltre al cricket c'è anche una sorta di pista di atletica, ci sono delle ragazze che stanno facendo qualcosa, bello, molto molto bello, molto bello. Questo quartiere di Mumbai è totalmente diverso dal resto appunto della città, perché è molto più verde, è molto più ordinato, c'è meno sporcizia in giro. A sentimento mi sembra un posto molto 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 carino e un posto anche dove ci si possa rilassare un po' di più rispetto appunto al caos di altre zone qui di Mumbai. Tra l'altro ci sono questi alberi che in pratica sono giganteschi. Sembra addirittura tipo di essere in una sorta di giungla, con questi alberi, con le liane che arrivano quasi a terra e tutto questo verde qui a fianco. Insomma, è molto carino e molto particolare. Dovrei essere arrivato nella via che conduce direttamente appunto alla porta dell'India, all'India Gate. Devo dire che sì, decisamente ha più un aspetto occidentale, ecco. Ci sono un sacco di ristorantini, ci sono un sacco di hotel, chiaramente ci sono un sacco di taxi. Diciamo che qui, più che in ogni altra parte di Mumbai, si vede insomma la mano dei britannici nell'aver costruito diverse cose, perché hanno proprio lo stile inglese. Probabilmente ci sarà un sacco di gente, perché comunque è un'attrazione molto turistica. Però raga, dovrebbe essere quella là in fondo. L'obiettivo è avvicinarsi il più possibile. Tra l'altro ci sono dei controlli. In realtà i controlli niente di che, soltanto se hai uno zainetto ti controllano ovviamente cosa hai dentro. E wow, sono ufficialmente davanti all'Indian Gate qui a Mumbai. In realtà, come dice qua, questa porta è stata costruita successivamente all'arrivo appunto degli inglesi nel 1911, ma nel 1924, e tra l'altro qua sotto è stato l'ultimo posto da cui gli inglesi se ne sono andati appunto dall'India. E quindi rappresenta il monumento simbolo della liberazione dall'impero britannico appunto dell'India. Molto 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 d'impatto questo posto, molto figo, mi piace veramente tantissimo. È proprio qui a fianco della porta, la porta dell'India di Mumbai, c'è il cosiddetto hotel 5 stelle chiamato Taj Mahal, proprio a ricordare il Taj Mahal di Agra, ed è tipo un importante hotel di lusso, infatti ha un sacco di suite all'interno, c'è un sacco di personale a lavorare. Ah,
Diciamo che sì, questo posto è super turistico, però a mio avviso merita assolutamente una vista, anche semplicemente per la storia, per il luogo storico. Però indipendentemente da quello è molto bella, l'atmosfera è molto 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 bella. Quindi fateci una visita e vedrete insomma che vi piacerà, che rimarrete soddisfatti. Devo dire che camminare per le strade di Mumbai è stato a tratti faticoso, perché ci sono dei quartieri che sono molto caotici, però se vi spostate verso sud, verso Churchgate, sarà tutto più tranquillo, c'è molto meno traffico, molto meno casino. Non mi sono mai sentito in pericolo, nonostante si dica Mumbai è una grande città, una grande metropoli, però chiaramente raga, come tutte le grandi metropoli, come tutte le grandi città, se mettete in atto dei piccoli accorgimenti andate tranquilli, quindi assolutamente mi sono sentito strasicuro. E che dire, il video penso che possa finire qua e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video, in una nuova avventura.